Il Seax era un lungo coltello utilizzato dai guerrieri vichinghi e sassoni. Con un solo filo e una lama pesante, quest'arma, un po' rozza, era relativamente semplice da usare e da produrre rispetto alle spade di valore. Un guerriero più ricco poteva avere un Seax più grande, alcuni grandi come spade. Le Seax venivano solitamente portate in un fodero sospeso orizzontalmente alla cintura. Alcuni Seax erano adornati con ornamenti di metallo prezioso e disegni elaborati e venivano indossati come simbolo di alto status dai guerrieri. Alcuni preferivano usare un Seax invece di una spada in combattimento. Poiché un'arma più corta poteva essere più efficace nel combattimento ravvicinato contro un muro schermato, la lama corta era anche più facilmente occultabile dietro uno scudo, pronta a sferrare un colpo o un taglio rapido e inaspettato contro il nemico.